Lucio Forzano, regista di Musicultura, regista anche dell'Eurovision Song Contest. Un evento come Musicultura è un evento pensato soprattutto ovviamente per uno spettacolo live, uno spettacolo teatrale. C'è una diretta radiofonica, mentre la televisione, diciamo, poi effettuerà un montaggio. Quindi, come si lavora e da che cosa si parte per un evento di questo tipo? Beh, si parte sicuramente dall'obiettivo di portare il progetto Musicultura a un vero e proprio programma televisivo. Quindi le due serate che poi vengono montate devono essere al limite del possibile una sorta di racconto fluido come se fosse una diretta. Quindi il nostro obiettivo quest'anno è quello di riuscire a far diventare Musicultura non solo un programma teatrale dello Sferisterio, ma anche un programma televisivo per poter fare altri passi in avanti per farlo diventare sempre di più un programma televisivo importante, perché Musicultura è un programma importante rivolto ai giovani cantautori e oggi programmi rivolti ai giovani cantautori non esistono. Esatto, questo, anche un evento come questo serve anche, no, per valorizzare gli artisti, i giovani artisti, quindi immagino che la regia televisiva dovrà servire anche a questo. La regia televisiva, come sempre, deve solo cercare di essere rispettosa di ciò che accade sul palco, quindi il regista deve essere il più invisibile possibile per cercare di far capire allo spettatore a casa dov'è, quindi dove si trova il luogo e anche evidentemente le esibizioni dei cantanti, che però devono essere le esibizioni a venire fuori e non il virtuosismo del regista stesso. Senta, lei ha avuto la grande opportunità, la grande occasione di fare la regia dell'Eurovision, diciamo, ospitato in Italia. Come lei raccontava anche con l'Università di Torino, è un evento particolare perché, come dire, è tutto scandito al secondo, no? Quindi, qual è stata la difficoltà maggiore? Ma in realtà la difficoltà maggiore, difficoltà non ce ne sono state, è stato invece un grande insegnamento. L'Eurosong, per quanto mi riguarda, è stata una grande scuola dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista della struttura dello show stesso. Era tutto molto preciso, sia nelle prove che nelle prove generali, che nella costruzione di ogni numero. Grande sinergia, come sempre dovrebbe essere, fra fotografia, scenografia e regia. All'Eurosong tutto questo ha funzionato alla perfezione, quindi più che difficoltà è stato finalmente riuscire a fare un lavoro come deve essere fatto. Perché poi ci sono le esigenze delle varie delegazioni, ognuna ha delle esigenze specifiche che mette per iscritto, quindi diventa anche, diciamo, dover soddisfare le esigenze di ciascuno. È vero, tutte le delegazioni dell'Eurosong hanno delle richieste, giustamente, si giocano la loro partita in quei 3 minuti. E qui la difficoltà, se vogliamo chiamarla così, più grossa è quella di cercare di soddisfare le richieste di ogni delegazione cercando di migliorare al massimo ciò che loro chiedono. La maggior parte delle persone che lavorano all'interno delle delegazioni hanno un'idea magari magistrale, ma che non sanno come mettere in scena, non c'è uno storyboard preciso, anche perché tu non puoi conoscere gli spazi del posto stesso, perché finché non ci vieni dentro un palco, noi stessi che abbiamo lavorato di costruzione di tutti i numeri nel momento in cui siamo entrati, ci siamo resi conto che alcune cose non si potevano fare. Faccio un esempio, passare dal palco principale, quello grosso, a quello più Piccolo. avanti, chiamiamolo più piccolo, ma quello ancora più principale. Si era pensato che ci si arrivava in 6 secondi, di secondi ce ne volevano 40, quindi il racconto cambiava. Per far uscire una Steadicam di campo, ci voleva del tempo perché le distanze erano molto grandi. Quindi a quel punto, le richieste delle delegazioni dovevano essere lavorate in maniera che tutto fosse molto pulito e ci siamo riusciti. Cioè, da qual è stata l'esibizione che vi ha dato? Cioè, sarà la più difficile da comprendere. No, difficili no, complicate per cercare di dare una dignità al pezzo dal punto di vista visivo e sulla quale mi sono divertito anche, è la Serbia. Sulla Serbia mi sono divertito molto. Sì, faccio un'ultima domanda, poi la lasciamo andare. Lei ha diretto 6 festival di Sanremo.
di cui alcuni con l'atelier francese a Montinaro e ha curato la scenografia. Com'è stato lavorare anche sul palco dell'Eurovision con la stessa scenografa o lo stesso team che ha curato la scenografia? Beh, avere un team che già conosci all'interno di un progetto così complicato è un vantaggio in realtà, perché si conoscono le dinamiche, si conoscono le persone, quindi tu a quel punto hai un vantaggio. So come confrontarti con una persona che conosco, con una persona che non conosco diventa più difficoltoso. Quindi lavorare con Mario Catapano e lavorare con Francesca Montinaro è stato solo, come dire, un ritrovarsi in un grande evento, ma conoscendosi, quindi un grosso vantaggio.